fitness. Oggi vi faccio vedere un pochettino perché in realtà vi sto girando un video per Instagram. Quindi passiamo subito alla registrazione, a quello che ci interessa delle foto dall'alto di Instagram. So che questo è un argomento super mega interessante per voi, perché lo era anche per me, quindi direi di partire subito. Allora, per prima cosa vi serve uno sfondo. Io utilizzo questo qua di marmo, che in realtà sarebbe la mia scrivania con una pellicola sopra, perché mi piaceva la pellicola, e poi mi sono trovata pure ad utilizzarla per fare le foto di Instagram, oppure utilizzo i tappeti di Ikea. Sì, ragazzi, i tappeti di Ikea sono fondamentali. Partiamo dalla luce. Allora, io qui, vabbè, ho messo una luce artificiale, ma anche perché stavo girando un video, ma va bene anche la luce esterna, solo che ora è buio, quindi io ho bisogno di una luce artificiale. Se avete la luce artificiale, ben venga. Se non ce l'avete, cercate di fare le foto con una luce naturale e poi le andate a modificare se volete, come si modificano le foto e quindi si illuminano. Lasciatemi un like, scrivetemelo giù nei commenti. Allora, per prima cosa c'è bisogno degli elementi. Partiamo subito. Allora, io di solito lo faccio anche con le maglie. Quindi che cosa faccio? Vado a prendere una maglia e la metto piegata, ma diciamo piegata un pochino a caso, ragazzi, quindi non deve essere piegata benissimo, l'altezza più o meno deve essere questa. Poi ci andiamo a mettere appunto queste piantine che avevo lasciato qui, poi una tazzina di caffè. Io in realtà ho una tazzina di ginseng. Voi, mi raccomando, sistematele il più simmetricamente possibile, cioè nel senso che se qui mettete la piantina, la tazzina di ginseng o di caffè, quel che sia, la mettete un pochino più lontano per creare un po' di simmetria. Poi andiamo ad inserirla una qui. Quindi createvi un po' di simmetria, ragazze. Poi inseriamo anche il Daniel Wellington, perché in questa composizione ci sta benissimo, cioè dato il colore e tutto. Quindi date anche un po' di importanza a quello che è appunto il colore. E date un po' di movimento agli oggetti, come ho fatto io adesso con l'orologio. E io a questo punto scatterei. Per un'altra foto potete utilizzare diversi tipi di texture. Quindi, se abbiamo messo il marmo prima, noi possiamo inserire anche il nostro caro amato tappeto di Ikea, o questo grigio, quello bianco, va bene, qualsiasi tappeto di Ikea. Sì, ragazzi, sponsor Rechiama, perché i tappeti fanno uscire davvero delle foto fantastiche di Instagram. E qui possiamo inserirci benissimamente altre cose, che ne so, se siete amanti del make-up, possiamo anche inserire dei pennelli. È bello l'effetto che fa di contrasto tra marmo e un'altra texture. Voi, se avete due tipi, non so, il marrone e il dorato, anche va bene, sia qualcosa che comunque, ragazzi, dia questo contrasto, che è molto bello. E quindi i pennelli io di solito amo vederli nelle foto un po' sparsi, quindi se siete amanti del make-up mi potete benissimamente capire. Ecco, guardate che bello! Un altro consiglio che io voglio darvi è quello del PC, ragazzi. Naturalmente voi potete usare qualsiasi tipo di sfondo, io ho messo questo, ma va bene. Io cosa faccio quando faccio quelle foto al PC che tanto vedete su Instagram? Apro il PC, che è spento rigorosamente, quindi o le faccio così, nel senso con la mano che riprendo me mentre scrivo, che è molto carino, oppure ci aggiungo la mia tazza di caffè che ci sta. Ora, mi piacciono moltissimo anche le foto minimal, guardate questa che bella. Dovete cercare di ricevere la luce, quindi non creare le ombre, ma l'ombra, se si crea, createla sempre sulla destra, in modo tale che una parte, quella dove ci sono più cose, è più illuminata. Quindi la maglia, il caffè, l'orologio, quello che volete, deve essere più illuminato, e questo contrasto tra l'ombra del caffè e l'ombra del computer è anche molto bello. Poi andate a modificarlo nella fase di editing. Una cosa che io utilizzo tantissimo è anche la mia mano, come vedete, con l'anello, che pure è molto bella. Quindi potete anche fare le foto dall'alto, se volete far vedere l'anello più vicina, e sfocate lo sfondo sotto, come vi faccio vedere ora. Ok,
Quindi, ragazze, potete usare tantissime cose per fare le foto dall'alto di Instagram. Io vi consiglio pochi oggetti, non tantissimi, però non metteteli schematizzati, cioè così. A me così ci stanno tantissimi che fanno le foto così, però a me piace un po' più di gioco nella foto, cioè vedere tutte le foto troppo così schematiche non mi piace tanto. Preferisco che siano un po' così, come vi ho fatto vedere con la maglia, oppure potete fare anche questa cosa, oppure potete fare anche un'altra cosa, cioè che è molto carina, e cioè, togliamo. Fare le foto di lato. In che senso? Prendo questa maglia qui di Zara, se non l'avete vista, vi lascio il link a 21 Buttons, andate a vedere con tutti i miei outfit. Allora, fate le foto di lato. In che senso? Che non riprendete tutta quanta la maglia, ma ne riprendete una parte, quindi come se voleste tagliarla, e mettete giusto qualcosina, anche ritagliata, così vedete. Che non si veda tutto il computer o tutta quanta la foto, ma semplicemente di lato. Dato che sono molto carine come foto dall'alto. Ok, detto questo, io spero di esservi stata utile in qualche modo. Ragazzi, se è qualcosa, contattatemi su Instagram. Questo qui che vedete qui è il mio nick. Vi do tutti quanti i suggerimenti maggiori per quanto riguarda Instagram, i segreti, diciamo, dietro le foto di Instagram. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete un like. Io vi mando un mega grosso bacio. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!